Allora, buonasera. Oggi faremo del petto di pollo, fettine di petto di pollo, però fatti in un modo veramente eccezionale. Ok? Adesso vi faccio vedere cosa gli ingredienti e poi procediamo. Allora, per prima cosa ci vanno le fettine di pollo, ok? Quindi tagliate. Schiacciate un pochino e ok, e queste sono a posto. Poi prendiamo 4 uova, un po' di prezzemolo, una cipolla piccola, 4 spicchi d'aglio, una carotina, un po' di sedano, tritiamo tutto molto fine e aggiungiamo mezzo bicchiere di latte. Verranno delle fettine molto molto delicate. Ok? Quindi aggiungiamo il sale, il pepe e poi li friggiamo. Quindi adesso li mettiamo dentro, li teniamo 5 minuti che assorbe un pochino e poi friggiamo. Allora, ritornando alla nostra carne impanata, l'abbiamo messa a bagno con le uova, con un po' di latte, prezzemolo, abbiamo messo cipolla, aglio, sedano, poi lo mettiamo qui nel pangrattato e ci mettiamo sopra un po' di questo intruglio. Adesso copriamo di nuovo con il pangrattato anche dall'altra parte. Mettiamo un po' di questo brodino, di questa che c'è tutto, quindi praticamente è una doppia impanatura. Ok? Ecco fatto. Adesso cominciamo a mettere una fettina in padella. Ed ecco le nostre bistecche, non bistecche, sono petti di pollo impanati. Ma che meraviglia! Troppo buone.